Buongiorno a tutti. Scusate il ritardo in partenza. Allora, io mi chiamo Giorgio Altieri e sono il presidente dell'associazione Agugliastra che ha ideato e organizzato questa manifestazione, gli Agugliastriadi. Ci occupiamo da ormai diversi anni di promozione del territorio agugliastrino e proprio per questo ci tenevamo fortemente a creare una manifestazione che rappresentasse questa comunità agugliastrina. Siamo un territorio veramente molto vasto, 1854 km quadrati, ma abbiamo solo 60.000 abitanti, rappresentiamo una piccola città di provincia. Pertanto i comuni si possono identificare in singoli quartieri e per guardare uno sviluppo del territorio non si può passare, secondo me, da avere tutta questa grande eterogeneità che c'è nel territorio e sentirsi una cosa sola, una comunità. Il senso di oggi è appunto riunirle attraverso il divertimento e lo sport, partendo dalle generazioni più giovani fino agli adulti e ai ragazzi, anche i ragazzini di 102 anni, perché le iscrizioni erano aperte anche ai più grandi. Oggi vi vorrei anche presentare questa bellissima rappresentanza istituzionale che ringraziamo di essere qui con noi. Abbiamo avuto il patrocinio di vari comuni e questo ci onora. Abbiamo avuto il patrocinio anche del CONI e della WISP che ovviamente ringraziamo. E le squadre che saranno qua con noi oggi sono una rappresentanza di 10 comuni. Noi abbiamo esteso ovviamente l'invito a tutti e 23 comuni del territorio, alle Proloco, siamo partiti già a maggio. Non tutte le Proloco sono riuscite a organizzare la propria squadra, però come primo anno ufficiale ci possiamo ritenere soddisfatti di avere già questo bel colpo d'occhio in campo. Io darei anche un attimo la parola ai sindaci che vorranno senz'altro portare i saluti delle amministrazioni. Grazie Giorgio. Un saluto a tutti anche da parte mia, da parte dell'amministrazione comunale di Lanusei che quest'anno ha l'onore di ospitare questa bellissima iniziativa. Il ringraziamento prima di tutto ad Agugliastra perché è un'associazione fatta da persone che vogliono bene al nostro territorio agugliastrino e forse più delle istituzioni a volte ci dà un messaggio di unità e di fraternità fra le nostre comunità. Quindi a Giorgio e a tutta Agugliastra una forte davvero come dire, stima per il lavoro che avete fatto nell'organizzare questa giornata. Io saluto ovviamente tutti voi, saluto gli atleti, saluto le squadre. Come vedete anch'io parteciperò con la mia squadra di Lanusei e questo significa che proveremo a divertirci tantissimo, questo è lo spirito della manifestazione e proverò a dare il mio contributo, forse giusto nel tiro alla fune. Per ora mi fermo qui Giorgio, grazie. Grazie a te. Abbiamo anche il presidente dell'Unione dei Comuni e il sindaco di Barisano. Intanto un grazie e un saluto da parte della mia amministrazione, il Comune di Barisardo, e un saluto anche da parte del sindaco Di Bono, che non ha, per motivi istituzionali è fuori, e anche da parte del sindaco di Loceri. E anche il sindaco di Arza non è potuto venire. Gli altri, il sindaco di Elini è presente, il sindaco di Lanusei ha già parlato. Intanto grazie Giorgio per quello che state facendo oggi. Ma io ricordo anche quello che avete fatto l'anno scorso a Barisardo quando si è pulito quel nuraghe. Quindi come associazione un grazie perché lo state facendo veramente col cuore. Questo tipo di manifestazioni ci fanno crescere e l'Agugliastra ne ha tanto bisogno. Grazie. Grazie anche a lei. Andiamo anche il sindaco di Elini. Buongiorno a tutti e benvenuti. Allora, come dicevano gli antichi, mens sana in corpore sano, quindi benvenga lo sport, grazie a tutte le associazioni che hanno collaborato. E, che dire, sono commossa per vedere l'Agugliastra unita in un'aggregazione di gioco e di divertimento. Quindi portate il sole in questa giornata e buon divertimento a tutti. Grazie, sono Massimo da Tortolì. Quindi un ringraziamento all'associazione Agugliastra, a Giorgio, un ringraziamento forte a tutti gli atleti che stanno partecipando a questo avvenimento perché c'è comunque un impegno, alle famiglie che hanno sostenuto questi atleti. Solo metto in evidenza come questa è un'occasione in cui capiamo che l'Agugliastra è un'unica realtà
è un'unica collettività, ci sono tante cose che ci legano e questa è un'occasione che mette in evidenza questo legame. Quindi grazie, grazie ai miei concittadini, Fabrizio, Lucia, Cristiana, che ci hanno aiutato e speriamo di portare la Tortoli l'anno prossimo, giusto per non fare campanilismo. Grazie. Grazie tante, volete dire due parole? No. Anche la parola all'assessore allo sport di Tortoli. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Isabella Lado, assessore allo sport del comune di Tortoli. Sono molto felice di essere qui oggi perché insomma partecipiamo alla festa dello sport, dove immagino che sono sicura che non sia importante vincere ma quanto partecipare, all'insegna appunto dell'amicizia tra le cittadine dell'Ogliastra. Anch'io come sindaci vorrei ringraziare la società che ha organizzato la Gugliastra, vorrei ringraziare anche il sindaco di Lanusei che ci ospita e soprattutto vorrei ringraziare i nostri atleti che si sono impegnati tanto per partecipare, per essere qui oggi e ringraziare anche il nostro capitano Fabrizio Delia. Forza a tutti, insomma, vinca il migliore. Grazie. Solo in bocca al lupo per la squadra di Lanusei che spero si faccia onore, soprattutto nella persona del sindaco che è un po' fuori forma. A te Giorgio. Grazie tanto. Allora io vorrei anche fare dei ringraziamenti che solitamente si fanno alla fine, ma li farei anche all'inizio, che sono senz'altro gli sponsor, principalmente a Sardex, che rappresenta un esempio di etica anche come aziende nella regione sarda, e siamo orgogliosi che abbia sposato questa iniziativa e che speriamo ci possa supportare anche in futuro. Senza uno sponsor del genere, uno sponsor appunto come Sardex, una manifestazione del genere non si fa. Quindi senza di loro, senza il loro supporto non saremmo riusciti, quindi li ringraziamo veramente di cuore a loro e assieme a tutti gli altri sponsor che ci hanno supportato. Ma dei ringraziamenti ancora più forti io li vorrei fare a questa formazione color rossa che vediamo qua sotto. E rappresento gli Astra in forma, che sono una delle realtà ogliastrine che stimo di più nel territorio, che veramente ringrazio col cuore per essere qua con noi. Abbiamo una star qua, abbiamo Emanuela Usai, che ha vinto 5 medaglie agli ultimi Special Olympics a Los Angeles. Grazie tanto Emanuela, che è la nostra madrina. Io vorrei spendere due parole senz'altro per questa bellissima associazione. Prego. Mettetevi qua. Questa splendida associazione che rappresenta veramente il cuore e l'anima forse di questo territorio. L'amministrazione di Lanusei vuole dare un riconoscimento a questa splendida atleta e ci onoriamo insomma di aver avuto il supporto dell'amministrazione per dare un omaggio a Emanuela per tutto quello che ha fatto, non solo per Lanusei ma anche per tutta l'Ogliastra, perché Emanuela è diventata un simbolo del nostro territorio, della nostra nazione, ma ovviamente un vanto del nostro territorio. È stato creato un premio da un artista, Gianni Viglino, e l'amministrazione ci ha chiesto appunto se Emanuela potesse essere madrina della manifestazione. Noi abbiamo accolto l'invito con grande entusiasmo, avevamo già una collaborazione con Ogliastra in forma, quindi se si vuole avvicinare anche l'assessore allo sport a dire due parole sulle motivazioni che hanno portato a dare questo premio.
Beh, le motivazioni le abbiamo espresse anche in consiglio. Manuela rappresenta veramente il raggiungimento di un obiettivo che è frutto però di un percorso di vita, un percorso lungo partito con la famiglia che l'ha sempre supportata e poi dal punto di vista sportivo si è materializzata ed è cresciuta progressivamente con l'associazione Ogliastra in Forma. Quindi Manuela è l'esempio che col sacrificio, con l'impegno e con la costanza si possono ottenere grandi risultati, Giorgio. Grazie. Allora, parola anche al sindaco. Sì, allora la Nusei e l'Ogliastra ha già in tante occasioni festeggiato Manuela, il tuo risultato di vita, il tuo risultato sportivo. Ha ringraziato te per questo e ha ringraziato Ogliastra in Forma, che è un'associazione che con un grande lavoro, un grande impegno, tiene altissimo, altissimo l'onore di tutta l'Ogliastra e di tutta la Sardegna. Oggi è un momento in cui, in una manifestazione sportiva, così come lo sport ti ha visto essere protagonista con queste belle 5 medaglie che hai portato per giustamente farle vedere a tutti i partecipanti, a tutti i presenti, è l'occasione migliore affinché tu sia la madrina di un evento come questo. Io mi sento di ringraziare appunto Ogliastra che è in sintonia totale con l'amministrazione. Forse ancora prima di noi aveva pensato a questa bella idea e quindi ci siamo tutti trovati in raccordo, Ogliastra in Forma, Ogliastra e amministrazione, per dire che la persona giusta per questa manifestazione come madrina sei tu. E allora con questo premio che ti faccio prima vedere, che poi giro per farlo vedere a tutti gli altri, realizzato come diceva Giorgio da un artista che ha voluto raccogliere in un'opera d'arte un messaggio molto forte. Come vedi c'è un nastro e tu sai bene che con i nastri ti sei cimentata anche a Los Angeles ultimamente. E questa opera d'arte poi è unita a un tablet che porta all'interno tutti i ricordi più belli dei momenti che tu hai vissuto e che tutti noi abbiamo voluto vivere con te e che vivremo ancora. Questo è per te, Manuela. Complimenti ancora Emanuela, ma non è finita qui. Allora, il comune di Lanusei ha dei fondi che destiniamo a dei contributi straordinari. E cosa c'era più straordinario che la partecipazione a dei campionati mondiali? Abbiamo premiato Emanuela, però un riconoscimento, un sostegno a Emanuela verrà dato tramite l'associazione che l'ha accompagnata in questo percorso. Quindi questo contributo straordinario che servirà a, diciamo, ripagare un pochino gli sforzi economici sostenuti per questa lunga e gloriosa avventura, il Comune di Lanusei intende consegnarli all'associazione Ogliastra in Forma, nella persona della sua presidente Rita Concu. Rita, questo è un contributo che il Comune di Lanusei ti consegna. Grazie dell'impegno e grazie del supporto che dai a questi ragazzi. Grazie. Due parole, Rita. Allora, prima di tutto grazie, questo ce lo incorniciamo. Niente, noi, la nostra associazione, già oggi sono presenti ragazzi di diversi comuni, se non sbaglio sono 6 comuni oggi, quindi sposiamo appieno questa iniziativa e siamo molto felici della presenza della madrina, molto molto speciale, e quindi grazie a tutti, grazie all'amministrazione, grazie a Giorgio, a Ogliastra e a tutti quanti. Bene,
questo è vostro, l'ho fatto io, non è perfettissimo Rita, abbi pazienza, quello che conta è la sostanza, no, non lo cambiano. Grazie Giorgio di aver organizzato questa splendida manifestazione, ora però mi sembra che le squadre sono pronte e possiamo dare il via. Grazie a tutti e buon divertimento. Grazie. Manuela, vuoi dire qualcos'altro? Si aprono i giochi. Rejoice in the beautiful game, and together at the end of the day, we all say, when I get older.